Buonasera a tutti, prego segretario. Allora, risultano presenti i consiglieri Di Biasi, Salvatore Coppola, Buonora, Crispino, Cammarota, La Porta, Verrone, Di Nardo. Sono altresì presenti il sindaco Coppola, il vice sindaco Benevento, l'assessore Mutalipasso e D'Arienzo. Bene, diamo inizio ai lavori. Allora, al primo punto dell'ordine del giorno ci sta la richiesta del consigliere Caccamo all'assessore Eugenio Benevento, assessore al Demanio, tramite PEC il 1805-2019 è pervenuta richiesta scritta. Voglio chiarire a tutti che l'assessore Benevento vuole portarla a conoscenza a noi tutti e poi ne lascerà copia a questa presidenza. I lavori di pascimento meccanico litorale Baia di Trendova. Prego, assessore Benevento. Buonasera a tutti. Da parte mia e dell'ufficio ovviamente vogliamo rispondere a questa interrogazione da parte del consigliere Caccamo. Mi dispiace che non è presente, ma tanto rimarrà agli atti perché poi la depositerò così come è stato richiesto dallo stesso consigliere. Con riferimento alla vostra interrogazione formulata a mezzo nota scritta in data 18 maggio 2019, si riscontra puntualmente alle richieste ivi formulate. Il sottoscritto è a conoscenza del fatto esposto, in quanto tra social e giornali ho avuto contezza di questo intervento. I lavori non sono stati eseguiti dal Comune, ma bensì da un'azienda privata, titolare della concessione demaniale relativa al tratto di spiaggia interessato. Anzi, per essere precisi, in quello specifico tratto di Arenile sono presenti due concessioni demaniali. Con istanza protocollo 14.445 del 17 aprile 2019, la signora di Sergio Anna Teresa, nella qualità di amministratrice della società Lo Scoglio SRL, ha chiesto l'autorizzazione demaniale all'esecuzione di lavori di manutenzione degli arenili, pulizia da rifiuti, detriti e livellamento, con mezzi meccanici e manualmente, dell'area demaniale, adibita ad uso pubblico, antistante lo stabilimento balneare denominato Lido Trentova, è segnato al catasto foglio numero 21, mappali numero 66614 e fogli numero 26, mappali 404. I lavori in essere sono stati regolarmente autorizzati ad un privato con concessione numero 16-2019 del 14 maggio 2019 per pulizia, livellamento e manutenzione dell'arenile da effettuarsi con mezzo meccanico, così come previsto dalle disposizioni regionali e dalle linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo numero 152-2006 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto ministeriale Ambiente in data 15 luglio 2016. In quel tratto costiero del comune di Agropoli, nella baia di Trentova, esercitano, come ho già detto precedentemente, due concessioni demaniali regolarmente rilasciate, specificatamente la numero 10 dell'1 giugno 2018, repertorio 124, e la numero 11 del 5 giugno 2018, repertorio 125. Con autorizzazione demaniale marittima, la già citata numero 16 del 14 maggio 2019, la signora di Sergio Anna Teresa è stata autorizzata a seguire i lavori di manutenzione ordinaria dell'arenile anche con l'utilizzo di mezzi meccanici dell'area demaniale antistante lo stabilimento denominato Lido Trentova e nella stessa data la sopra citata autorizzazione è stata trasmessa all'ufficio circondariale marittimo di Agropoli. Le linee guida che disciplinano le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 152-2006 e sue successive modifiche e integrazioni dal decreto Ministero dell'Ambiente 173 del 15 luglio 2016 recitano testualmente operazioni di ripristino degli arenili. Tutte le attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento di superficie mediante lo spargimento e la ridistribuzione di sedimenti accumulati in più punti dallo stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiale per quantitativi inferiori a 20 metri cubi per metro lineare di spiaggia. L'autorizzazione a svolgere questa tipologia di attività, ovvero pulizia, livellamento e manutenzione con mezzo meccanico, viene rilasciata da questo ente con il criterio della temporaneità,
della durata di 3 giorni e comunque con criterio di stagionalità a tutti i concessionari demaniali della fascia costiera del Comune di Agropoli che ne facciano richiesta, sia essi pluriennali e o temporanei. Inoltre, ai fini di chiarire ulteriormente la posizione dell'ente, preciso che controlli di questo tipo vengono svolti in sinergia con la Capitaneria di Porto, la quale, nel caso specifico, essendo documentato, è intervenuta durante la fase dei lavori. Ne consegue che sarà la Capitaneria di Porto, nel caso dovesse ravvisare irregolarità, ad elevare eventuali sanzioni. Fiducioso che la suddetta nota possa risultare esaustiva, si porgono cordiali saluti. Grazie Assessore, chiedo copia da trasmettere velocemente al Consigliere Caccamo. Okay. Secondo punto all'ordine del giorno, richiesta del Consigliere Maristella Bonora all'Assessore Mutalipassi, protocollo 18.996 del 24 maggio su delibera di giunta numero 127 del 29 aprile. Prego Consigliere Bonora. Buonasera a tutti. La mia prima interrogazione è rivolta all'Assessore Mutalipassi in quanto egli è il proponente di questa delibera, ovvero la delibera di giunta 127 del 29.4.19 inerente alla fornitura e l'installazione degli arredi urbani del tipo Smart City. Si chiede di essere a conoscenza di cosa realmente significa. Sì, buonasera a tutti, grazie consigliere Bonora. Sì, con questa delibera di giunta su mia proposta in effetti si vuole dare atto di indirizzo agli uffici aree entrate e all'ufficio urbanistica e all'ufficio di polizia municipale affinché si possa redigere un progetto di miglioramento dell'arredo urbano della città di Agropoli. Soprattutto si pensa innanzitutto alle paline, alle pensiline di fermata bus, nelle quali poi si possono anche installare dei pannelli pubblicitari che possono essere dati in concessione, quindi formare oggetto di entrata per quanto riguarda l'ente, perché ci sono state delle manifestazioni di interesse arrivate a questa amministrazione da parte di alcune aziende interessate quindi alla fornitura e all'installazione di questi, di questi apparecchi, di queste strutture, di queste attrezzature, di questi indicatori sia per le pensiline che per le paline, di fornirle a titolo gratuito per l'ente. In più, visto che ormai la tecnologia è alla portata di tutti, si pensa di poter sfruttare anche per l'installazione di punti di informazione informatici in quelle che sono i punti di caratteristici della città di Agropoli, si pensa al castello, al borgo antico, alle aree naturalistiche tipo l'area di Trentova e così via, dove possono essere installati dei punti di informazione con i quali con lo smartphone, con un'app ci si possa collegare e quindi sull'app venire scaricate le notizie di quel luogo che possono interessare il turista quindi che possono essere oggetto di interesse del turista. Quindi si è in attesa, si è dato questo atto di indirizzo a queste aree perché è stato necessario individuare queste tre aree perché ben sa, quindi sono interventi che interesseranno il decoro urbano, quindi ecco perché non soltanto l'area entrata, quindi l'area tributaria, ma il decoro urbano, ecco perché il settore urbanistica e poi con il supporto della polizia municipale di individuare poi effettivamente le aree dove possono poi essere installate queste strutture in modo da non recare intralcio alla circolazione. Grazie Assessore. Grazie per la risposta esaustiva. Terzo punto all'ordine del giorno, richiesta del consigliere Maristella Bonora all'assessore Mutalipassi, protocollo 18.997 del 24 maggio sul regolamento compensazione crediti e debiti. Prego consigliere. Sì, allora in riferimento a questa interrogazione mi preme precisare che lì è stato scritto regolamento debiti e crediti perché così solitamente viene chiamato, in realtà il nome del regolamento è compensazione per le entrate comunali. Domani ci sarà il Consiglio Comunale in cui ho visto che all'ordine del giorno vi sono delle modifiche. Vorremmo sapere però fino ad oggi quali sono i risultati e se si anticipano anche quali possono essere le modifiche che domani verranno probabilmente approvate o meno. Sì,
questo è un regolamento che è stato approvato a fine anno 2018, diciamo la sua efficacia ha incominciato ad avere effetto da febbraio 2019, in quanto tutti gli uffici ne hanno preso atto, ne hanno avuto contezza e hanno, si sono organizzate per far fronte a tutti quelli che sono gli adempimenti previsti dal regolamento. Il regolamento, torno a ricordare, faccio questa precisazione, la modifica che verrà posta che è stata proposta all'approvazione di questo Consiglio per domani riguarda una piccola parte del regolamento stesso, ossia devo ammettere nella versione originale, nella versione attualmente vigente del regolamento, per un errore materiale erano stati esclusi dalla possibilità di essere oggetto di compensazione quelle situazioni in cui un professionista, un'impresa che vantava dei crediti nei confronti dell'ente, contestualmente potesse avere dei debiti tributari derivanti da avvisi di accertamento, penso agli avvisi di accertamento IMO come avvisi di accertamento TARI. E quindi nella versione attualmente in vigore non è data questa possibilità, con la modifica che si propone all'approvazione per domani si vuole dare anche questa possibilità, si vuole estendere l'oggetto di riferimento del regolamento. Ad oggi, dicevo appunto, l'efficacia dobbiamo farla iniziare da metà febbraio di quest'anno. Ad oggi sono state esaminate circa 48 pratiche di questo genere. Di queste 48, 3 hanno completato l'intero iter, perché cerco di spiegarmi, l'iter in cosa consiste. Quando un responsabile di servizio di un'area deve disporre la liquidazione a favore di un'impresa o a favore di un professionista per delle forniture di beni o per delle prestazioni che questi soggetti hanno svolto nei confronti dell'ente, quando deve disporre la liquidazione, prima di disporre la liquidazione deve fare un'istanza all'ufficio tributi per verificare l'esistenza o meno di eventuali debiti di questo soggetto nei confronti dell'ente. L'ufficio tributi risponde, dopodiché nella determina di liquidazione il responsabile dell'area interessata ne tiene atto e passa, quindi in questo caso passa poi dopo la determina di liquidazione all'ufficio ragioneria. Quale ufficio ragioneria? Se nella determina di liquidazione è stato individuato un soggetto che contestualmente ha dei debiti nei confronti dell'ente, trattiene dall'importo che deve versare a favore di questo soggetto il debito che questo soggetto ha nei confronti dell'ente, quindi eventualmente paga esclusivamente la differenza. Dopodiché poi l'ufficio ragioneria, dopo aver fatto questa operazione, comunica all'ufficio tributi in modo da far sgravare l'imposta che questo oggetto aveva come debito, di far risultare poi il pagamento come se fosse stato effettuato. Di queste pratiche che sono tre pratiche ad oggi, hanno riguardato importi per circa di 11.000 euro. C'è da dire che anche in alcune circostanze, in due situazioni particolari, dei soggetti che hanno saputo di questo regolamento hanno provveduto prima che venisse formata la determina di liquidazione, hanno provveduto prima a pagare i propri debiti, e quindi in modo che così non vi erano situazioni da poter fare la compensazione. Attualmente sono poi, oltre a questi tre già per i quali ci sono in corso, altre 45 determine, le quali hanno oggetto importi per circa 66.000 euro. Quindi che complessivamente ad oggi, in questi due mesi e mezzo di effettivo applicazione, questo regolamento ha comportato risparmi in termini di liquidità per circa 77.000 euro, che hanno permesso di liquidare, nel senso che hanno permesso quindi di poter disporre di questa entrata. Grazie. Grazie a voi. Allora, questa Presidenza accoglie, a seguito di altre due istanze da parte del consigliere Crispino e del consigliere Di Biasi, l'interrogazione
Ambedue sono fatte al sindaco. Allora, la prima interrogazione è quella del consigliere Crispino, con protocollo 1952 del 27 maggio. Prego, consigliere Crispino. Grazie Presidente. La mia interrogazione, signor sindaco, è tesa a conoscere se quanto proposto dal consigliere del comunale del Movimento 5 Stelle, ingegner Consolato Natalino Caccamo, possa essere realizzabile, cioè allocare l'istituendo commissariato di Polizia di Stato presso l'edigenda caserma della Guardia di Finanza in via Scarpa, il permanere della caserma stessa della Guardia di Finanza in via Risorgimento. Colgo altresì l'occasione che mi è data per conoscere lo stato dell'arte dei lavori dell'edigenda caserma in via Scarpa. Grazie. Prego, sindaco. Presidente, non so se rispetto alla interrogazione dello scorso question time, dove, se ricordate, le interrogazioni dei consiglieri di opposizione arrivarono un po' in ritardo, noi non riuscimmo, rispondemmo in maniera orale, ma non riuscimmo a preparare delle risposte per iscritto. In particolare faccio riferimento all'interrogazione del consigliere Caccamo, la numero, quella del 21/4/2019, su viabilità località Madonna del Carmine. Sì. Io, diciamo, come da impegni preso con lei per il successivo question time, ho portato la risposta per iscritto, allegando naturalmente adesso tutta la documentazione necessaria perché questa possa essere chiara ed evidente. Tra l'altro noi, ripeto, già rispondemmo in quell'occasione all'interrogazione, però ora l'ho portata, magari la mettiamo agli atti, la mettiamo agli atti, la trasmettiamo, che possa essere poi trasmessa al consigliere. Bene, grazie. Sì, in merito alla corretta richiesta del consigliere Crispino, insomma, innanzitutto osservo che i consiglieri di opposizione non sono presenti, evidentemente è passata la campagna elettorale, quindi c'è chi rimane a lavorare e c'è chi sta a casa, insomma, perché evidentemente fuochi d'artificio non ce n'è più bisogno visto che si è votato, e quindi mentre i consiglieri di maggioranza continuano a venire e presenziare al question time, altri fanno altre strade. Ma questo è del tutto evidente ormai l'agire dei consiglieri di opposizione. Rispetto all'osservazione del consigliere Caccamo, cosa dovrei dire? È totalmente ignorante rispetto alla questione che riguarda la caserma della Guardia di Finanza. Facciamo un po' di chiarezza, così come da poter chiarire al Consiglio Comunale, ma eventualmente chiarire anche a lui, non è presente, mi dispiace, però magari sono sicuro che loro queste cose le seguono e quindi avranno poi motivo di comprendere che quando si fanno delle cose si fanno in maniera corretta e regolare, ma d'altra parte abbiamo già commentato che la volontà dei consiglieri di opposizione è solo quella di creare confusione e sospetto. Nel decreto che il Parlamento rilasciò per la famosa spending review, ormai sono passati diversi anni, come i consiglieri ricorderanno, fu imposto agli enti di ridurre i contratti di fitto del 15%, una norma impositiva tout court che interveniva su un contratto tra le parti, ma di fatto il legislatore poteva farlo e l'ha fatto. È così che non solo gli enti locali, ma anche i ministeri ebbero a quel punto l'obbligo di dover comunicare ai propri interlocutori la riduzione del contratto. In quel caso quindi il Ministero comunicò all'attuale locatore, dove è attualmente insediata la caserma della Guardia di Finanza, la riduzione del 15% del contratto, ma nella legge naturalmente si chiariva che qualora la persona interessata dalla riduzione avesse voluto giustamente rinunciare perché poteva essere non più conveniente, avrebbe potuto tranquillamente disdire il contratto, cosa che il locatore in questione ha fatto. Quindi all'improvviso, dall'oggi al domani, ci siamo trovati in una condizione per cui la caserma della Guardia, la Guardia di Finanza di Acropoli, la compagnia di Acropoli, non aveva più il luogo dove poter svolgere il proprio servizio. Questo naturalmente ha creato certamente della confusione, dei problemi, perché
nessuno di noi si immagina voleva perdere per quel che riguarda il territorio di Agropoli la presenza della caserma della Guardia di Finanza, e per questo l'amministrazione precedente è intervenuta immaginando di costruire una caserma ad hoc, quindi sostituirsi, come spesso fanno gli enti locali, all'arretramento dello Stato rispetto a delle esigenze che il territorio ha, si sostituiscono allo Stato e cercano di mantenere comunque i servizi ad un certo livello. Così fece la scorsa amministrazione e, concordando con il Corpo della Guardia di Finanza, con la compagnia, con il comandante di Salerno, con il Ministero, concordò il progetto per realizzare una caserma ad Agropoli. Quindi già di per sé l'idea del consigliere Caccamo decade, in quanto non ha più la possibilità il comando di rimanere in un luogo dove il contratto è stato dislettato. Ma ancora di più dico, è evidente che una caserma progettata per la Guardia di Finanza, quindi che ha degli obiettivi particolari, con delle indicazioni che sono comunque pervenute al Ministero, si è costruita una caserma ad uso e necessità di quel comando, che certamente è totalmente diverso rispetto alle necessità di un commissario di polizia, perché le esigenze sono completamente diverse. Non fosse altro per il fatto che mentre nel commissario è necessario mettere delle celle di sicurezza, nella Guardia di Finanza questo non è previsto. E quindi, come dire, immaginare addirittura di lasciare questa caserma, pensate, organizzata per un tipo di servizio ad un altro, è assolutamente assurdo. Ma dico di più, oltre che la progettazione era stata fatta ad hoc in concorrenza con il Ministero, il Corpo della Guardia di Finanza, ha già provveduto a fare una serie di spese, ha speso circa 60-70 mila euro per acquistare le attrezzature necessarie a completare la caserma stessa, e mi riferisco ad attrezzature di software, di computer, di sicurezza, di telecamere, che ha già impiantato nell'ambito della caserma. Quindi totalmente fuori dal mondo questa idea, totalmente senza nessuna base di concretezza e di serietà, ancora una volta una idea buttata lì, come si fa quando si getta il campo all'aia, per creare confusione, per creare sospetto sempre su quello che ha fatto. Bene ha fatto l'amministrazione comunale precedente a fare questo, siamo riusciti a conservare quindi la caserma della Guardia di Finanza, e tra poco tempo andremo anche all'inaugurazione, perché i lavori della struttura di per sé sono terminati, si tratta di completare soltanto l'esterno della caserma stessa, cioè di completare la recinzione e di sistemare lo spazio antistante alla caserma stessa. Siamo già nella fase di programmazione dell'inaugurazione, appena la ditta che ha vinto la gara per il completamento ci darà il termine dei lavori, saremo ben lieti, insomma, di festeggiare quella inaugurazione, invitando naturalmente tutti coloro che dovranno venire, a cominciare dal Ministro, se ci farà l'onore di essere qui con noi. Grazie. Grazie Sindaco, grazie all'amministrazione comunale per il lavoro svolto e per quello per l'amministrazione precedente aver sventato la possibilità che la caserma che il comando compagnia della Guardia di Finanza, che storicamente è stato storicamente è stato sempre allocato qui nella città di Agropoli, potesse andare altrove. Grazie per l'esaustiva risposta. Quinto punto all'ordine del giorno, interrogazione al sindaco del consigliere comunale Franco Di Biasi. Prego, consigliere. Buonasera, salve a tutti. Sindaco, consiglieri, giunta. Va bene, sono stato sollecitato da molti concittadini per quanto riguarda il commissariamento di polizia. Sono usciti più articoli sui giornali e sui siti internet che hanno preoccupato i nostri concittadini, e quindi abbiamo pensato di fare un'interrogazione per chiedere dei chiarimenti al signor sindaco. Ve la leggo testualmente. Con la presente sono ad interrogare il sindaco sulla proposta del senatore del 5 Stelle Franco Castiello, che attraverso un'interrogazione parlamentare al ministro Salvini ha richiesto l'istituzione di un commissariato di polizia
di Stato a Vallo della Lucania. E quindi si vuole sapere se il senatore ha mai avuto o cercato un contatto con il primo cittadino di Agropoli al fine di rafforzare l'istanza dell'amministrazione del comune di Agropoli, già in fase avanzata, promossa dal presidente della Corte d'Appello di Salerno e dal procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania, Antonio Ricci, di collocare un commissariamento di pubblica sicurezza ad Agropoli. Naturalmente, dopo i chiarimenti, invito il sindaco, la giunta e tutti i consiglieri di qualsiasi parte politica appartengono di lavorare il più possibile per realizzare questo sogno per Agropoli e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Agropoli. Grazie. Prego, sindaco. Grazie consigliere Di Biasi per l'opportunità di aver voluto chiarire ulteriormente questa questione. Anche qui io, come ho dichiarato anche nelle comunicazioni stampa, sono rimasto molto molto interdetto da questa notizia dell'interrogazione per una serie di motivi. Innanzitutto, come lei giustamente osservava, dice: ma il senatore si è aggiornato con il sindaco della città di Agropoli, che ha interloquito per più di una volta con il ministero rispetto a questa richiesta, che ha fatto già degli atti proprio ideologici per poter andare avanti rispetto a questo percorso? E quindi io ho immaginato che potesse succedere questo. No, nessuno mai mi ha telefonato. Ma fin quando non mi telefonano per dire voglio darti una mano, io sono un senatore della Repubblica, ho preso una messe di voti nella città di Agropoli, migliaia di voti nella città di Agropoli, e quindi voglio tutelare il mio territorio. E quindi per questo motivo mi sarei dovuto aspettare una telefonata a dire ti voglio dare una mano, io faccio il senatore della Repubblica, c'è questa cosa in corso, ti voglio aiutare in questo percorso per fare in modo che arrivi a buon fine. Non solo non c'è stato questo, addirittura il senatore ha immaginato di fare un'interrogazione per andare contro questa possibilità e cercare di strappare, letteralmente strappare questa cosa alla città di Agropoli per portarlo alla città di Vallo della Lucania. Ora non voglio entrare nella logica della bandiera, del campanile, Agropoli contro Vallo, non ci voglio arrivare a tutto questo. Però io penso, perché già ci sono voci in questa direzione, noi come amministrazione comunale abbiamo sempre difeso il territorio, a prescindere dall'ente che lo rappresentasse. Quindi succede una cosa che non va a Vallo, il Comune di Agropoli va in soccorso. Succede una cosa che non va a Capaccio, il Comune di Agropoli va in soccorso. Perché? Perché noi dobbiamo costruire un legame tra gli enti del territorio, perché singolarmente non siamo nessuno, come territorio tutti insieme possiamo rappresentare realmente una voce. Quindi non questo atteggiamento, ma assolutamente all'incontrario, il senatore addirittura fa un'interrogazione per togliere il commissariato ad Agropoli. Atteggiamento vergognoso. E qui lo rimarco, perché non penso sia corretto. Poi, in pochi minuti, dopo che noi giustamente abbiamo risposto in maniera sgomenti, il senatore ha cambiato un pochettino le carte in tavola dicendo no, ho detto una cosa diversa. No, il comunicato stampa iniziale era ben chiaro, e quindi questo mi lascia basito, ma mi fa capire ancora di più, se ce n'era la necessità, di comprendere qual è la politica dei 5 Stelle. Una politica che, al contrario di quello che loro dicono, è soltanto legato agli interessi di bottega. In questo caso il senatore Di Vallo fa gli interessi del Comune di Vallo. All'incontrario dico, se ci fosse stato, ripeto, un problema rispetto al Comune di Vallo, noi l'avremmo sostenuto. Non abbiamo avuto il sostegno del Comune di Vallo, non abbiamo avuto il sostegno del senatore dei 5 Stelle, ma andiamo avanti per la nostra strada. Perché? Perché riteniamo di essere legittimamente sulla strada giusta. Riteniamo che se Agropoli è stata scelta ci sono dei motivi ben chiari, legati alla popolazione, legati al territorio, legati a quello che sono cose che conosciamo tutti quanti, e per questo motivo noi andiamo avanti per la nostra strada. Io mi auguro veramente che questo Consiglio, questa Giunta, tutti insieme, compatti, proseguiamo questo percorso. Certamente vogliamo dirci pure che ci sarà qualcuno, come è già successo, come sta succedendo nel caso del senatore Castello, che ci metterà i bastoni tra le ruote? Sì, c'è anche questa realtà. Ma noi andiamo avanti. Non voglio commentare proprio la mancanza di intervento da parte del consigliere comunale dei 5 Stelle di Agropoli, consigliere Caccamo, che avrebbe dovuto lui riprendere il suo senatore, ma non l'abbiamo visto, non l'abbiamo sentito. Diversamente, continuamente sulla sua pagina
Facebook, ci sono tanti altri post, ma su questo non si è parlato, non si è detto. E questo non è un danno al suo territorio? Non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo visto. Tant'è. Ringrazio il signor Sindaco e rinnovo l'invito a tutti, Sindaco, Assessori e Consiglieri, di lavorare al massimo per raggiungere questo obiettivo che è visto come una priorità per i cittadini di Agropoli. Grazie. Grazie a lei, si concludono gli argomenti, vi auguro una buona serata.